Partita sempre ricca di fascino quella tra Napoli e Roma, finita in terra incensorio, nonostante la classifica delle due squadre non sia in questo momento delle più rose. I partenopei distano 7 punti dalla vetta della classifica, occupata da una sorprendente Sampdoria. La Roma deve invece guardarsi soprattutto alle spalle, il cambio in panchina, al cavo al posto dell'ex Bianchi, sta dando qualche piccolo segnale di riscossa per la Luz. E la partita di oggi è sicuramente un test probante. Il Napoli è ancora orfano di Maradona. Al suo posto Bigon lancia Gianfranco Zola. Per la Roma, attacco pesante con Föhler e Rizzitelli. Dopo pochi minuti, al nono, Careca dà subito un dispiacere al suo connazionale. Difesa giallorossa a spasso e per il centravanti brasiliano un gioco da ragazzi battere il cervone. Al 14esimo si vede subito in attacco la Roma che cerca di riequilibrare le sorti della partita. Tira di Föhler contratto da Barone e palla che si ferma sul palo. Al 21esimo, grande occasione per il Napoli. La punizione di Zola calciata dal limite viene però deviata dalla barriera e la palla finisce in calcio d'angolo. Sul susseguente tiro dalla bandierina, la palla buona arriva sui piedi di Incocciato, ma la sua conclusione viene deviata prima dal Daire e poi dal palo. La Roma sbanda e il Napoli insiste alla ricerca del raddoppio. Poco prima della mezz'ora, doppio miracolo di Cervone sulla conclusione di Careca. Ma quando ormai il secondo gol dei partenopei sembra maturo, arriva, inevitabile, il gol del pareggio della Roma. Stavolta è la difesa di casa a prendersi una vacanza e per Di Mauro è impossibile sbagliare la conclusione che porta il pareggio sull'1-1. La gioia dei lupacchiotti dura però pochissimo, che al 37esimo, con un sinistro chirurgico, Zola riporta in vantaggio il Napoli. La ripresa si apre con un clamoroso salvataggio di Giovanni Galli su Rizzitelli. Il tiro dell'attaccante giallorosso è a spot sicuro, ma Galli fa veramente un miracolo. Il duello Rizzitelli-Giovanni Galli si ripete pochi minuti dopo. Gran diagonale e grandissima risposta del portiere del Napoli. Ma attacca, ma si espone al contropiede del Napoli, che al 71esimo è letale. Gran tiro di Gianfranco Zola e pallone alle spalle di Cervone per la terza volta. Nel finale Rizzitelli riprova a rendere meno amara la giornata sua e della Roma. Ancora una volta il piedone di Galli gli dice di no. In pieno recupero arriva la gioia personale, oserei dire finalmente per Rizzitelli. Il suo tiro di sinistro, questa volta imparabile per Giovanni Galli. Il maggior cinismo ha permesso oggi al Napoli di avere la meglio su una Roma davvero coriacea. Zola, con la sua doppietta, non ha di sicuro fatto rimpiangere il più ben noto numero 10 del Napoli, Diego Armando Maradona. Per Falcao indicazioni positive, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, ma difesa ancora assolutamente da rivedere. È tutto da Napoli, dove il Napoli appunto ha battuto 3-2 la Roma.